Ameria Radio presenta Novelle Radiose, rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bellezza. You can take the moon, gather up the stars and the robins that sing merrily. Put them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea. You can take the flowers down in Lover's Lane and that sentimental poetry. Put them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea. Not for me, all that stuff, the dreams that ruin your sleep. Not for me, had enough. Signore e signori, buonasera. Paolo Pellegrini che vi parla dai microfoni di Ameria Radio e vi dà il benvenuto a Novelle Radiose. Ho qui con me Maria Teresa. Buonasera a tutti. Questa sera la novella di cui parleremo si intitola Diabolik e la scuola Radio Elettra. E come tutti i bravi Diabolik, insomma, bisogna incominciare a essere Diabolik. Bisogna cominciare, diciamo così, in un modo pochino piratesco, no? Cercando di accogliere l'autore della novella nel giusto modo e, diciamo, incastonandolo nel periodo che stiamo vivendo, che è quello chiaramente dell'ultimo dell'anno, no? Quindi finalmente questo bellissimo anno ci sta lasciando e come tutti gli anni di questo periodo si hanno ospiti di un certo tipo. In questo caso ce l'abbiamo tramite Skype, gli anni scorsi insomma l'avevamo in presenza, ma un personaggio di tal genere non potevamo averlo a casa, dobbiamo per forza farlo arrivare e via etere come facciamo tutte le sere, anche perché diciamo questo personaggio ha una storia, ha una grande storia. Vabbè, vediamo chi è. Signore e signori, abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il maresciallo Radeschi Umberto Alunni. Volevo vedere dove arrivavi. Buonasera. Non si era capito buonasera. All'inizio dove volesse approdare. No, ma guarda, innanzitutto un saluto ai radioascoltatori, in primis un saluto a Maria Teresa, un saluto mediato. Ciao Umberto. Paolo. Stavo sentendo sul vetro non riuscivo, volevo dire prima o poi insomma, no, c'era sede insomma, no, in qualche modo, quindi diciamo che come tutte le volte l'ispirazione mi è stata data parte dal periodo, ma anche perché oggi ci siamo visti e ti ho visto proprio come il maresciallo Radeschi entrare nel campo di battaglia. La tua non è ispirazione, questa è aspirazione. E non dico di cosa perché poi scadremmo diciamo, un po' nel pecoreccio, però vabbè, andrebbe contrari ai principi della nostra web radio, però ecco, io più che ispirazione, è stato chiaro il concetto, però adesso questa poi, sera ero animato da pensieri, continuo ad essere animato ovviamente, solo debolmente diciamo e temporaneamente temperati diciamo dalle tue puttinate, no? De sbagliassi le lettere? No, l'espressione corretta.
corrente fisiologica del puttino. Quindi cosa esprime il puttino? Una puttinata. Una puttinata. È logico. Ma la cosa bella è perché, così, tanto per discorrere con i nostri ascoltatori, abbiamo fatto la puntata di lunedì, perché ci ha ascoltato una puntata, tra parentesi, adesso seriamente, molto bella e molto interessante, sulla radio dei poveri cristi, no? La radio di Partinico è stata veramente un'occasione. Ringrazio ancora Paolo per l'intervento della sua associazione Bottegart, perché me l'ha mai ripreso più volte, sì. Sì, Bottega Artigiana, devo dire che è stata molto interessante, ma è stata anche molto interessante, oltre l'argomento che era veramente profondo, non era neanche semplice no, narrarlo, no, in una situazione come quella che di solito abbiamo noi il lunedì sera, fatto molto bene da Paolo, devo dire, e poi Paolo ci ha aperto anche nuovi orizzonti con la sua attività, e sicuramente Paolo lo ritroveremo molto presto. Ma detto questo, lasciata la parte seria, qualcuno che stava dall'altra parte del microfono, e non era Paolo, capito, si è approfittato di sciorinare, come sciorino, termini in continuazione, sapendo che io nella situazione seria non potevo intervenire, capito? E di là, questa sera non ne passerà mezza, Alberto. No, stai tranquillo, questa sera avrò un lessico basico, quindi veramente. Bene, bene, quasi dialettale. Veramente, tendente, diciamo, all'acqua spartano, proprio, diciamo, con una emissioni culturali, diciamo, proprio primordiali, quindi tranquillo, diciamo, che farai fatica anche ad individuare le parole, poi quindi non ti preoccupare. Tra parentesi, si è armato veramente di buone intenzioni, continuo, per carità, certo. Perché quando ho sentito la sigla, diciamo la sigla Signorine Grandi Firme del nostro trio Lescano, sì. No? Dicevo, finalmente Paolo non mi dirà più fai l'approfondimento, perché l'approfondimento l'ho fatto, certo. No? Quindi io almeno una cosa l'ho sdoganata. Ah, stavi già andando, eh? Vabbè, ti sei salvato in cuore. No. A parte gli scherzi, cioè, abbiamo fatto, diciamo, un piccolo così, un commento, un post sul nostro sito internet Ameria Radio, e abbiamo parlato, diciamo, delle Signorine Grandi Firme, che era una rivista molto, molto carina, molto in voga, e soprattutto molto bella, perché insomma c'erano bellissime fotografie, ci ha messo le mani, e dire le mani è proprio il senso giusto, il grafico, cioè Boccasile, che è, insomma, una persona conosciuta di più, quindi insomma abbiamo fatto questi approfondimenti, quindi, insomma, ogni tanto nei limiti del possibile cerchiamo di dare assolutamente ragione ai nostri ascoltatori quando magari ci chiedono di fare qualcosa, qualche approfondimento, che magari l'aspetto radio purtroppo non dà la possibilità. Però cogliamo anche l'occasione, insomma, per dire che sul sito ameriaradio.com, come diceva giustamente Umberto, c'è una sezione proprio sulla destra della home page, dove c'è scritto categorie, e c'è proprio la categoria approfondimenti, e lì trovate tutti gli approfondimenti che Umberto, molto, diciamo, professionalmente, ma anche con la sua fantasia e con la sua professionalità, mette in linea, veramente molto interessanti, e vi invito ad andarli a vedere, perché sono veramente belli da vedere e da leggere. Vi dico, stasera un nostro ascoltatore mi ha telefonato e mi ha detto: ah, quella radio è bellissima, che stasera c'è la radio a botte sull'home page, proprio in prima linea, che adesso è stata suppiantata dalla nostra trasmissione, quindi in seconda riga c'è la radio a botte, che è bellissima, ci sono delle foto dentro, veramente, alcune sembrano futuristiche. Ma sono futuristiche, per l'epoca erano futuristiche, Paolo, perché quella radio l'ha disegnata proprio Ducati, proprio uno dei tre fratelli Ducati, che non lasciava assolutamente, dico assolutamente, la gestione della matita a nessuno, e queste forme sono veramente molto, molto particolari. Poi hanno la loro, come ho provato a scrivere, insomma, la loro caratteristica, che non viene identificata come radio, ma come mobile acustico, proprio perché la sua
così la sua forma in qualche modo aiutava tantissimo, diciamo, la bontà dell'ascolto, veramente. Certo, veramente. Bene, detto questo, andiamo alla novella di questa sera. Diabolica e la scuola radioelettrica. Beh, il titolo non c'è male, proprio... Io in questo momento sto vedendo Diabolica con la maschera molto cara, la scuola radioelettrica. No, ma io pensavo che stasera, diciamo, no, con le tue, insomma, espressioni, ecco, sì, certo. Avessi utilizzato proprio Diabolica, invece probabilmente te la sarai riservata per qualche altra occasione. No, perché sai bene il motivo per cui non l'ho fatto. Lo so, ti sto provocando. Lo so, guarda, tu lo sai molto bene, ci avevo pensato. Ognuno fa il mestiere suo. Ci avevo pensato, però storicamente ho sottaciuto a qualche, diciamo, una mia amica con cui ho parlato un paio di volte, che mi ha detto, ma sì, facciamo così, però no. E allora evito. Va bene, caro. Bene, allora, Diabolica è la scuola radioelettrica. Benissimo. Allora, innanzitutto cominciamo, siccome nel testo si intravede qualcosa che mi sa di conosciuto, incomincio come al solito a dire l'ambientazione, dove siamo. Leggere, parlare, diciamo, del titolo, no? Diabolica è la scuola radioelettrica, come avrebbe detto Di Pietro, non ci azzecca proprio, niente, no? Cioè, nel senso, cioè, di prima acchito, ci mette che stiamo a parlare. E invece no, perché ovviamente Diabolik, la parte, diciamo, stiamo parlando di un fumetto, che è stato partorito da due sorelle, Angela e Luciana Giussani, due, insomma, espressioni della borghesia milanese, che hanno tirato fuori questo personaggio. 1962. Questo fumetto, questo noir, per noir intendo ovviamente la parte di giallo dove vince sempre il cattivo, no? Sì. Deriva da una serie di altri, insomma, personaggi francesi, Fantomas, Rocambole e tanti altri. Comunque, insomma, è una espressione assolutamente italiana. In questo fumetto, dal 62 in avanti, c'è qualcuno che ancora lo compra, Paolo, eh? Sì. Qualche persona che conosci. E quindi praticamente questo fumetto, veramente piano piano è diventato, anzi abbastanza velocemente, è diventato un po' un'icona delle persone appassionate, diciamo, di fumetti. È entrato proprio, diciamo, nel cuore, diciamo, di queste persone, di questi appassionati. E ovviamente parliamo di pubblicità. Sì. Quando c'è questa passione, si analizza subito il target, diciamo, degli utenti, chi lo compra, chi lo fa, chi non lo fa, e ovviamente poi ci sono le pubblicità di conseguenza. Una delle pubblicità che era, diciamo, all'interno di Diabolik, era la pubblicità di una scuola, la scuola radioelettrica. Ecco la liaison, diciamo, l'unione, la relazione tra Diabolik, che è un fumetto noir, e la scuola radioelettrica, che è una cosa completamente diversa. È una scuola per corrispondenza, e poi magari ne parleremo. Certo. Tornando al, diciamo, al mio amico adesso che conosco vagamente, che no, compra Diabolik, sì. Mi piacerebbe, se me lo presenti un giorno bene, se ci posso parlare bene, mi piacerebbe fare una trasmissione su questo fumetto. Ti piacerebbe, no? Mi piacerebbe, con approfondimento. Poi vorrei anche, se apriamo questo filone, che secondo me è interessantissimo, Diabolik, come tanti altri, diciamo, fumetti importanti della nostra Italia e non, che facessimo anche un altro fumetto che lo compra un amico che tu conosci bene. Un amico piccolo, con le orecchie grandi. Ma è diciamo, spesso, non lo so, non sempre, però spesso lo puoi trovare in piazza. Lo so. Ecco, sopra una fontana. Di solito sopra le fontane sta così, fa lo stagnaro.
insomma, proprio però tu fai collezione di Topolino, io faccio collezione diabolica. Ecco, qua, ecco, questo è così. Tutta questa cosa, ognuno c'ha, c'ha la croce sua, c'ha le collezioni che si merita. Lo so. Oh, bene, detto ciò, a quello a cui sto cercando di tirare, non ci riesco stasera, ma io ci vorrei riuscire. Ti faccio fare due giri e poi ti dico di sì, dai. Ecco, fammi fare due giri. È che secondo me, quello che poi andremo a sentire nella lettura di Maria Teresa, c'ha qualcosa a che fare, no, con dei personaggi che magari tu hai incontrato, A voglia. Capito? A voglia, a voglia. No, a parte diciamo gli scherzi, questa cosa è veramente una novella, a mio avviso, un po' particolare, no? Perché parte da un principio, parte da una parte e arriva diciamo, ad un'altra. Però avremo modo di vedere, quando insomma Maria Teresa l'avrà letta, avremo modo di poter vedere, riscontrare e verificare che c'è una bellissima relazione, no? E poi ancora una volta c'è sempre l'aspettativa, c'è sempre il sogno, c'è sempre la volontà di andare, diciamo, avanti, creare, diciamo, delle occasioni per migliorare la propria vita, non sottacendo assolutamente la modalità dalla quale si parte. Sì. E quindi ecco che ancora una volta, in questo caso non abbiamo una radio in mezzo, sì. Abbiamo ovviamente gli strumenti che saranno costruiti tramite la squadra di Lettera, ma senza, diciamo, svelare troppo, certo. e ne avremo modo, diciamo, di poterne parlare. Però ecco, questa novella, ti devo dire, a me piace moltissimo, no? Perché, per essere anche un po' chiari, anche per provare a contestualizzarla, io sono un appassionatissimo di Diaboliche, come abbiamo detto, cioè, insomma, certo. Credo di averli forse il 96-97% di tutti quelli che sono usciti, che sono 8-900, quindi non stiamo parlando di pochi, sì. E sono e ho il diploma della squadra di Lettera, sì, però ovviamente... Stai in bella vista sul tuo sito, ma diciamo che... Sì, ma perché mi fa piacere, perché comunque sia è l'espressione, diciamo, di uno spaccato, di un vissuto... Certo. Percorso parallelo che ho fatto, diciamo, con i miei studi, che veramente non ci azzeccano assolutamente niente, però questo aspetto, diciamo, a me piaceva, che io ho un'abitudine, un vezzo, un vizio, una non virtù, che magari quando mi piace una cosa cerco di approfondirla e lo approfondisco, diciamo, nel modo che le mie capacità, le mie possibilità mi mettono in una condizione di fare. Certo. In quel caso, diciamo, collezionare radio, poter provare a mettere le mani dentro, mi intrigava a tal punto da convincermi a fare un corso di squadra diretta. Però magari poi ne parleremo dopo, perché sì, non parliamo di me, parliamo della squadra diretta. No, parliamo della squadra diretta, ma faccio il secondo giro. Questa Beh, novella... Il primo ti è venuto bene, dai. Il primo sì, ma il secondo me viene meglio, però. Perché, senza dirlo, non dire niente ancora, però questa novella, come la precedente, no, quella della Sartina, no? Sì. Si conclude con un paragrafo che secondo me è la parte, non dico più bella, perché la novella, devo dire, è di quelle che piacciono a me. No, con dei sentimenti dietro, cioè la costruzione di un percorso fatto di passione, che è quella la cosa importante, no? Però il finale, dove tu fai, tiri le fila, nasconde una cosa profonda, secondo me, che è proprio quello, è l'essere appassionato di qualcosa. In questo caso è appassionato di radio, di elettronica, di... E il legare il fumetto a tutto questo dà un senso, diciamo, di... mi viene di favola, però sì, è quello che mi viene. No, guarda, hai perfettamente ragione. Su questo, purtroppo, devo dire che, insomma... questo è stato meglio il secondo giro. No, hai perfettamente ragione. C'è solo un particolare.
la squadra dell'Etra di per sé poi, sai, costituisce un po' un mezzo attraverso il quale poter realizzare la cosa più importante, che è la colonna portante di qualsiasi novella, un sogno, un'aspettativa, la rincorsa di un valore, questo diciamo è, no? E ovviamente il concetto di Diabolik, che sta a parte, no? Che è un fumetto, che ha le sue caratteristiche, forse per la sua natura potrebbe essere oggetto, diciamo, di un approfondimento, sta a significare che il sogno è una cosa continua. Cioè, quel fumetto lo ha collezionato, lo ha letto la persona che aveva 15 anni, ma al tempo stesso, diciamo, lo continua a leggere la persona che ce n'ha 60. Quindi questo che cosa significa? O che quella persona è rincorinci, quella roba lì, sì. Oppure che magari, diciamo, probabilmente al sogno, alla visione, diciamo, di una vita e di un qualcosa che sta davanti, non c'è mai fine. Assolutamente, no? E non c'è mai età. Certo, no, questo è fatto. Poi ne parleremo bene quando lo leggiamo. Adesso mi piacerebbe. Io ti dico solo una cosa, no? Secondo te, una domanda che ti faccio, ma tu lo sai la differenza che c'è tra un adulto e un bambino? Ma secondo me non c'è differenza, perché se seguono la passione, perché anche il bambino gioca seriamente quando gioca, non è che no, gioca. C'è una differenza. Allora guarda, facciamo un gioco. No, non mi immagino. Tu non mi rispondere per niente, perché no. Sennò mi profumi. Allora facciamo così, io ti do la provo a risponderti e poi però facciamo partire subito Maria Teresa. Maria Teresa, sei d'accordo? Allora aspetta però, perché vabbè, la facciamo dopo quella cosa che volevo fare io. Vabbè, dai, siamo d'accordo? Sì. Maria Teresa, sei d'accordo? Sì, sono pronta. Io cerco un po' di complicità in te, abbi pazienza, eh. Ma devo partire immediatamente? No, mi dovete far divertire con la musica prima, non cominciate, eh? Va bene. Allora guarda, facciamo così, io ti dico, diciamo, quello che penso io di questa cosa, e poi dopo parte Paolo con la musica e poi ovviamente arriva Maria Teresa, però non mi commentare, non mi dici niente, non dico niente. Mi tratterai male dopo. Allora, sì. La differenza tra un adulto e un bambino, lo sai qual è? No. Sta nel costo dei giocattoli. Basta. Musica. The jitterbug, just a silly lug, young and wild with lots of style, is Doug the jitterbug. Just a crazy mug, drinks liquor by the jug, he's alive with lots of jive, Doug the jitterbug. They threw him out of school, 'cause all he learned was Tiger Ray. He never knew the golden rule, but boy, how he can shake. Doug the jitterbug cuts a wicked rug, it ain't no shame, he's not to blame, he's Doug the Jitterbug. Massimo era un ragazzo brillante, pieno di vita e di belle speranze. La sua famiglia lo aveva fatto studiare fino alle professionali, perché lui non riteneva opportuno andare oltre. Non aveva una grande voglia di studiare, ma di contro poteva contare su una intelligenza spiccata e votata a qualsiasi cosa si riferisse alla tecnologia. Erano gli inizi degli anni 60. Appena finiti gli studi, trovò subito lavoro presso il meccanico del paese. Lo considerava un lavoro provvisorio e lo stava dimostrando. Pochi mesi dopo era già in grado di compiere le riparazioni più semplici.
La sua formazione, normalmente, avrebbe richiesto almeno 2 anni di apprendistato. La cosa che gli riusciva di più era la sistemazione delle autoradio. Si andava dalla semplice installazione alla ottimizzazione fino alla riparazione. Se per lui la tecnologia era la religione, di sicuro l'elettronica era la sua Bibbia. Qualsiasi aspetto della sua vita subiva il fascino della tecnologia. La sua camera era piena di fili, per non parlare del garage. Tutto questo generava qualche mal di pancia ai genitori, che non sempre condividevano le inclinazioni di Massimo. Anche le letture erano di fatto ipotecate. Riguardo ai fumetti, per esempio, leggeva solo Diabolik. Per chi non lo conoscesse, il personaggio del fumetto era un fuorilegge che aveva fatto della tecnologia il suo credo. Con una serie di congegni e trucchi elettronici riusciva sempre a mettere a segno colpi milionari e a sfuggire dalle grinfie della polizia. Lo leggeva fin dal suo inizio, il 1962. Aspettava con ansia la sua uscita e se lo divorava. Mentre lo leggeva si immedesimava nei contenuti tecnologici del fumetto e si divertiva un mondo. Li conservava tutti e quando gli si presentava l'astinenza ne riprendeva uno a caso e lo rileggeva. Un bel giorno, oltre alla storia, approfondì la lettura delle pagine finali del fumetto, quelle relative alla pubblicità. Si parlava di attrezzi da palestra e di altre cose non particolarmente utili. Ma una pagina lo colpì in modo particolare, quella sulla pubblicità della scuola Radio Elettra. Era una scuola per corrispondenza che formava tecnici in varie discipline, compresa l'elettronica. Questa cosa lo interessava in modo particolare, al punto che chiese ulteriori spiegazioni all'indirizzo indicato sul corso per riparatori di radio e televisione. Aspettava con ansia il ritorno della sua richiesta e dopo 10 giorni il tanto desiderato plico arrivò. Il corso dava la possibilità di studiare per corrispondenza alternando lo studio a verifiche scritte sull'apprendimento nonché montaggi di attrezzi ed apparati. L'ultimo aspetto era quello che gli interessava di più, ma era cosciente dell'opportunità di sviluppare tutto il corso nel modo combinato, così come previsto. Si convinse subito di potervi accedere, ma tralasciò un aspetto non secondario: il costo. Non era proprio economico e, a conti fatti, aveva bisogno di interessare i suoi genitori perché con la sua paga di meccanico apprendista ci avrebbe impiegato dei mesi a capire le spese. I genitori non ebbero niente in contrario e così iniziò l'avventura. Ci mise pochissimo. Volava sopra quegli schemi e ancor più su quegli apparati che doveva montare. Si partiva da quelli più semplici, con finalità puramente didattiche, a quelli più complessi, tester, oscillatore modulato, prova valvole e radio. Alla fine del corso era previsto che gli fosse consegnato un diploma ed un pacchetto di biglietti da visita con su scritto nome, riferimenti e qualifica ottenuta. Oltre a meccanico, era diventato tecnico radio e TV. Qualche volta la riparazione gli riusciva e qualche volta no, ma non faceva mai danni. Tutt'al più, faceva riportare indietro l'apparato. Dopo poco tempo si rese conto che questa attività gli era più congeniale. Pertanto smise di fare il meccanico e trovò lavoro presso Gino, il tecnico del paese. Gino aveva un negozio di radio e TV con annesso un laboratorio per le riparazioni. Si dedicava maggiormente alla vendita perché è più redditizia. Con Massimo poteva seguire meglio il servizio assistenza. Il ragazzo era quasi autonomo per le riparazioni più semplici.
per quelle più complesse chiedeva aiuto. Il connubio durò per molto tempo con successo per l'attività e grande soddisfazione per Gino e Massimo. Dopo qualche anno, Gino dovette smettere di lavorare per ragioni di salute. Con pieno accordo, Massimo fu messo nella condizione di rilevare l'attività ed il laboratorio. Quest'ultimo era la cosa che preferiva. Nel frattempo si era evoluto in modo impressionante. La sua strumentazione sembrava la base di Cape Canaveral. Oscilloscopio, signal tracer, alimentatori di vario genere e così via. In mezzo a tutto questo ben di Dio stonavano un tester, un provavalvole ed un oscillatore modulato particolarmente datati. Erano quelli che Massimo aveva costruito con il corso della scuola radioelettra. Non riusciva a spossessarsene. In fondo era merito loro che la sua passione per la tecnologia si era trasformata in professione di successo. Ormai era diventato un punto di riferimento per il paese. All'inizio degli anni 70, oltre a radio e televisioni, sia valvolari che a transistor, riparava tutti i tipi di congegni elettronici, in particolare quelli relativi alle radiotrasmissioni. La storia di Massimo è una di quelle tante storie di chi ha potenza, energia, ma al tempo stesso non piena consapevolezza nel loro uso. Per lui è bastato un fumetto ed una scuola per corrispondenza per cambiare la vita e renderla ricca di soddisfazioni. Sarà stato proprio per questo che teneva con sé quei vecchi strumenti nel suo laboratorio. Nessuno sa bene quanto e se li adoperasse. In ogni caso, per lui avevano un grande significato. Gli avevano indicato la strada da percorrere. Love that boy with his baby blue eyes and his droopy bow ties. He's king of the hoi polloi. Don't know what he's got, but he's got a lot. Love that boy. He's a graduate as a fashion plate. The chicks all call him a righteous gent. They would nominate him for chief of state, but he'd rather be righteous than be president. He just is what he is, the technique is all his. Boy, it's the real McCoy. Did you hear me state? I'll reiterate. Love that boy. Che dire, una bellissima novella con quel finale che, diciamo, prima avevo anticipato, che proprio parla del sogno. Allora Umberto, io era una cosa che volevo fare prima che tu dicessi quella bellissima frase, la differenza tra il bambino, no? E l'uomo, il costo dei giocattoli è veramente profondissimo, devo dire che questa cosa... Ma è molto terrena però, dai, terrena, però col puntino non si può parlare cose terrene, bisogna essere un pochino più... Vero, almeno un po' aereo, almeno un metro da sopra la fontana. Sopra la fontana. Allora adesso invece ti voglio far fare un viaggio. Visto che tu hai prima l'aspirazione, poi il viaggio a posto. So, il viaggio col motore aspirato in modo fa. Allora, tu da frequentatore e diplomato della scuola radioelettra, raccontaci, come diceva mio padre, per filo e per segno, come si accedeva alla scuola e come funzionavano, diciamo, le dispense, quando arrivavano i pezzi da costruire, gli esami. Ecco, facci un po' un viaggio nella scuola. Sì, guarda, lo faccio con molto piacere, perché considera che io il corso l'ho fatto nel 1982, no? Sì, immagino. E neanche la fontana era stata costruita, dai. No, c'erano solamente gli impianti idraulici. Certo. E considera che questo nel 1982, quindi conservo ancora i quaderni dove facevamo, insomma, gli esercizi, le dispense, tutte quante, diciamo, le cose che sono state costruite,
e tutti i Deblian che ci hanno mandato. Allora, in poche parole, come funziona questa cosa? Innanzitutto, due parole sulla scuola, no? Perché devo dire che insomma questa scuola ha formato veramente, io l'ho fatto per diletto, per piacere, però seguendo anche un po' le cose che ho provato a raccontare nella novella, ha formato dei tecnici. Poi magari parleremo dopo, se sei d'accordo, anche del perché ha avuto questa importanza. Adesso provo a rispondere, a fare una chiacchierata con una navigazione, come si può dire, no? Poi magari proviamo a vedere anche per quale motivo ha avuto questa importanza. Certo. Come funzionava? Funzionava diciamo come il nostro protagonista della novella. Tu trovi la pubblicità, chiedi, ci sono i coupon, chiedi le informazioni, non c'erano siti, non c'erano niente, scrivi e chiedi le informazioni, poi ti mandano Deblian con tutte quante le tipologie di possibili percorsi. Io ho fatto quello di tecnico radio e TV, ma poi ovviamente ce ne stavano tanti altri, che poteva essere tecnico della fotografia, meccanica, insomma tante altre cose, tutte ovviamente con una matrice tecnica, ovviamente, no? Questo è chiaro. In questa situazione, quando praticamente poi firmi il contratto, eccetera, eccetera, ti sto parlando di un qualcosa che aveva un costo al suo tempo, nel 1982, se non ricordo male, 6-700 mila lire. 6-700 mila lire era ovviamente. Nel 1982 due stipendi, tanto per essere anche per fare dei paragoni, no? Due stipendi diciamo di un operaio, insomma una cosa, no? Ecco, quindi stiamo parlando di insomma cifre abbastanza significative. Uno lo doveva fare, non lo doveva fare per scherzo, no? Lo doveva fare insomma con una certa profondità, perché erano soldi. A dire di questo, poi arrivavano le dispense. No? E le dispense erano di vario, ovviamente insomma ciascun corso ha le sue peculiarità, però di fatto le dispense avevano una parte di teoria, quindi diciamo no, parte di teoria, le valvole, questo, quest'altro, radio, transistor, insomma varie situazioni, e poi dopo un certo numero di dispense c'era un esempio pratico, ovviamente diciamo degli esercizi, sì. Che servivano per capire il tuo stato di conoscenza. Se ovviamente quegli esercizi lì cioè, li passavi, andavi avanti, se no bisognava reiterare fin quando ovviamente non passavi. L'esercizio che cosa significava? Come facevi? Passare l'esercizio significa allora non c'erano meccanismi di score, cioè come punteggi, no? Erano domande aperte. No? Come funziona un elettrone? Ecco, come funziona una valvola? Quali sono i principi della corrente elettrica? E tu dovevi descrivere, cioè avevi 5, 6 righe, 7, a seconda dell'importanza della domanda, e tu rispondevi. Erano domande aperte, quindi con un grado anche di difficoltà abbastanza importante, Paolo. Non è che erano questionari che tu potevi provare, no? Certo. Oppure andavi su internet e vedevi le risposte. Insomma, no, è un pochino più complessa la cosa. È come se fosse un compito in classe, dai, tanto per capirci. Sì. E quindi andai avanti, cioè, si lavorava per step, adesso non ricordo bene quale fosse. Tu le schede le mandavi su? Come funzionava? Sì, certo, tu le mandavi su, cioè ti arrivavano diciamo con la dispensa, le strappavi, le staccavi ovviamente, erano le foglie A4, dove c'erano domande e lo spazio per la risposta. Fatto questo, lo spedivi con una lettera e lo mandavi in direzione, no? Sì. Era Genova, se non ricordo male, e poi ti rispondevano che andava bene, e da lì proseguivano diciamo con l'inoltro delle dispense. Bene. Oltre al discorso scritto, c'era la prova pratica, no? E quindi magari la dispensa successiva prevedeva diciamo la prova pratica. Per prova pratica intendo un montaggio. Montaggio, diciamo, le prime cose erano delle basette, sai, su quelle dove ci sono i circuiti, certo. No, insomma, i vari circuiti, eccetera, eccetera, e dovevi diciamo fare diciamo dei determinati montaggi con la verifica del loro funzionamento. Certo. Poi da qui si passava a costruire attrezzi, no? Strumenti,
Mi riferisco al prova valvole, mi riferisco all'oscillatore modulato, che è un trasmittente, diciamo, di frequenze che serve per verificare il funzionamento di una radio. Mi riferisco al tester, che serve per, insomma, misurare la corrente e quant'altro. Tra parentesi, sono tutti strumenti che oggi ho e che io adopero correntemente, soprattutto il tester, il prova valvole, il prova transistor, la radio, una televisione costruita, una televisione, quindi che ancora ho e che ovviamente non funziona perché c'è tutto il discorso del trasferimento all'analogico digitale, insomma, quella non funziona, non funziona più, insomma, ecco. Però tecnicamente non si è rotta, è che c'è l'obsolescenza tecnologica che, insomma, ecco. E poi ovviamente alla fine, l'ultimo discorso, dopo l'ultimo esame, praticamente quando avevi passato tutti i vari compiti in classe, per essere chiari, ti arriva, insomma, il riconoscimento con il diploma e, insomma, e tutto il resto. Tutto adesso qui. Tu, per esempio, costruivi prova valvole, per esempio. Sì, ma sì. Te lo giudicavano? No. No, no, no. Gli attrezzi non venivano, però, insomma, sarebbe stato da sciocchi che non funzionasse e certo. Uno sta zitto, insomma, no, perché a quel punto non stai fregando nessuno, insomma, ecco. Certo. La verifica, diciamo, della tua preparazione, la commissione d'esame la poteva notare dalle risposte che tu davi, no? Certo. E ovviamente dal fatto che non chiedevi ulteriori spiegazioni riguardo al montaggio di un attrezzo, dando per postulato che quell'attrezzo funzionasse. Certo, no, interessantissima questa cosa, anche perché mi ricordo anche dei miei amici che facevano questa scuola, era una cosa che questo metodo, no, era una cosa che li appassionava tanto, perché aspettavano che arrivava il pezzo da montare, era un'attesa, no, diciamo, proprio spasmodica di queste dispense e queste attrezzature. Era veramente stato, no, un pezzo di storia che è durata quanti anni, Umberto? Guarda Paolo, questa cosa ha avuto un'importanza sociale, no? Considera che è iniziata, diciamo, dagli anni, i primi anni degli anni 50 e è terminata a metà degli anni 90 come discorso, quindi stiamo parlando di oltre 40 anni di storia, 40 anni di storia che ha formato decine di migliaia di tecnici, ognuno dei quali, anzi molti dei quali, hanno visto, diciamo, in questa situazione una occasione professionale di sviluppo e ovviamente di mantenimento della propria famiglia. Io conosco molte persone, molti tecnici che hanno sposato, a differenza di me, che insomma non è stato fatto per una questione assolutamente parallela al percorso professionale prioritario, ma molte persone, insomma, che ne hanno fatto una professione e soprattutto che in maniera molto orgogliosa, diciamo, nel loro insomma, laboratorio avevano in bella vista il diploma di scuola di lettera firmata da Vittorio Veglia, perché poi Vittorio Veglia è il suo presidente storico, no, che l'ha in qualche modo costruita, l'ha generata con un polacco che si chiama Paskowski, non Caruso Paskowski, quello del film, no, ma si chiama Thomas Carver Paskowski, che era sì, ci stava. Si chiama Carver più che Caruso, insomma. E era un ingegnere polacco che si era stabilito in Italia pochi anni prima, se non ricordo male, appena dopo la guerra, e crearono questa cosa. In quel momento lui ebbe un'intuizione eccezionale, Paolo, perché lì questa scuola serviva. Sì. E serviva, lo sai perché serviva? Ma per un motivo molto semplice. Cioè, stiamo parlando di una situazione in cui le radio, cioè le fabbriche, le industrie, diciamo, di radio stavano crescendo a dismisura. Dopo la guerra, la ripresa, piano Marshall, tutte queste belle cose. Praticamente, insomma, radio, televisione, tecnologia, elettronica, elettrodomestici, stava veramente andando alla grande. E quello che mancava, lo sai chi mancava? Mancavano le persone che avessero coscienza e conoscenza di questi discorsi. E tu immagina che per generare un tecnico, un perito industriale, bisogna che questo dopo la terza media faccia almeno 5 anni.
e verosimilmente l'Italia non aveva bisogno, non riusciva ad aspettare 5 anni per la formazione di una classe di periti elettrotecnici o elettronici, no? Certo, infatti. D'altra parte anche gli istituti ovviamente professionali non erano preparati per poter formare persone di questo tipo che avessero una conoscenza dell'elettronica abbastanza importante, perché tutto in qualche modo orbitava un po' intorno alla meccanica o all'elettrotecnica al massimo. Quindi questa scuola, che in qualche modo dopo qualche mese riusciva a buttare fuori delle persone che avessero una buona conoscenza di questi argomenti, poi magari inseriti in un contesto di apprendimento induttivo, no? Con altre persone che conoscevano l'argomento, un po' come Gino della nostra novella, ecco, erano nella condizione di poter essere un'adeguata, non diciamo ottima, una adeguata risposta alla domanda di lavoro tecnologico che le industrie radiofoniche che si occupavano un po' di elettronica stavano elaborando. Sì, infatti, come dici tu, è importante anche la funzione sociale che ha avuto la scuola. Perché poi in un momento in cui c'era tanto analfabetismo, era difficile, no, che andassero avanti tanti a studiare, insomma, e la scuola radio elettra ha, diciamo, sopperito un po' a questa. No, ma sì, ma poi in qualche modo tu considera che questa scuola, se non ti arrabbiassi direi ha fatto matching, ma direi ha messo insieme domanda e offerta di lavoro di un certo tipo. Quindi ha avuto questa capacità di avvicinare proprio la domanda e l'offerta di un lavoro qualificato che in qualche modo caratterizzerà la nostra Italia, che è fatta poi di grande sapienza anche per le aziende che incrociamo giornalmente, no? Nel nostro lavoro, nella nostra occupazione, lo sappiamo bene, che ovviamente ha una caratteristica eccellente, che è quella di avere grande sapienza. Una caratteristica che dovrà eccellere, insomma, che tende, diciamo, che tenderà ad eccedere, è il fatto che queste sapienze difficilmente riescono a mettersi insieme. No, ma questo è un altro problema. Un altro problema. Senti, ma in Acqua Sparta Town c'era un Gino? No, in Acqua Sparta Town non c'era un Gino. Sì, c'era una persona, un carissimo amico che aveva, diciamo, questo laboratorio, che tra parentesi lo ha smesso da pochissimo tempo. Un caro amico, una persona veramente appassionata, e non ti nascondo che ogni volta che ci si vedeva nel suo laboratorio, perché qualche volta andavo a trovare, ma anche per motivi professionali, perché qualche cosa mi si scocciava anche a me, però quando vedevo, lui era una delle persone che aveva il diploma in Bella Vista, no? E quindi ogni volta che entravo c'era questa cosa che ci accomunava ancora di più. Non c'era un gran bisogno, perché eravamo e siamo amici, insomma, tuttora. Però quell'aspetto metteva un po' la polverina di trillina sulle nostre teste e ci rendeva più facile, diciamo, il rapporto, la relazione e gli argomenti dei quali discutere. Così facevo adesso, non parlando di questo Gino che dicevi tu di Acqua Sparta, che salutiamo, anche se non lo conosco. Ma... Non si chiama Gino, ovviamente, ma... e mi veniva in mente il mio vecchio riparatore di TV, no? Che, sai, venivano a casa molto spesso, perché le TV erano dei, come si dice a Terni, dei cassabanchi enormi. Mi ricordo la Geloso, come si chiamava quella là? Anche la Geloso, sì, la Fonola, la Geloso, quella grande in legno, mi ricordo con due canali. E veniva lui, apriva, poi c'aveva una luce particolare, apriva il dietro di questa scatola magica, no? Tutte le valvole che si accendevano, era bellissimo, era un mondo magico. E mi ricordo anche la sua bottega, che ci passo ogni tanto a San Giovanni de Collado a Terni, c'è ancora sbiadito il nome di questa persona, che era fantastica. E poi devo dire che tutto quello che è venuto dopo
Che c'entra? Adesso noi stiamo davanti a dei bellissimi LED luminosissimi, che però se si rompono li devi buttare via, non c'è più il tecnico che te li ripara, tranne che c'è qualcuno che ci si mette per passione. È cambiato tanto anche, no, la... cioè anche il sogno di cui parlavamo prima, oggi è difficile realizzarlo, perché che vuoi riparare? È una scheda che poi butti via? Ma non fare il... questo è normale, questi sono discorsi d'anziano, lo sai, no? Lo so, io però se tu ci fai caso mi stavo adeguando alla tua condizione. No, ma questo è vero, ma non ti sforzare, io... perché poi te ne passi, cioè te ne passi le tante. No, ma no, quando mi dicevi te non c'è più passione, io stavo per dire non ci stanno più neanche le mezze stagioni, però poi alla fine, cioè, alla fine poi sai, i sogni rimangono, no? Anche se il LED, cioè il LED piuttosto che la valvola, sì. Ma sai, dietro quella valvola c'è sempre una luce, no? Tanto per dare un argomento. E quindi le luci sono sempre presenti, se sono espresse da un LED, se sono espresse dalla lampadina di un tecnico malcapitato, se sono espressi, diciamo, dalla faccia del tecnico perché ha preso lo schiccherone, cioè una 220, diciamo, no, che gli arrivano i capelli come Fantozzi, cioè la luce ci sta sempre, il sogno ci sta sempre, no, cambiano i presupposti, cambiano i mezzi, però non cambierà, e credo non debba mai, non deve mai cambiare lo spirito delle persone che devono vedere, diciamo, nell'avanti. Oggi siamo il 30 di dicembre, forse viene anche bene questa cosa, devono vedere in quello che verrà un qualcosa che li farà stare ancora meglio di quello che è già successo. No, perché se perdiamo questo filone è bella che è finita, eh? No, questo sì, però diciamo il sentimentalismo che mi esce oggi da gran puttino, non vado da sguardo, perché diciamo che siamo alla radio, non si vedono gli sguardi. No, lo vedo io, però c'era, diciamo, quando arrivavano con quei bei borsoni con tutti i test ricavi, era bellissimo. E tra parentesi, tu mi hai detto gli schiccheroni, no? Mi hai fatto in mente una cosa. Io però, diciamo, tu lo sai che io nasco come musicista, quindi io sono un cantante lirico, però sono diventato... Nessuno è perfetto, certo. Sono diventato un programmatore di computer e insieme ai miei cognati mettemmo insieme per un paio d'anni, 2 o 3 anni. L'abbiamo chiusa quando andava bene, tra parentesi. Una società hardware e software, io mi occupavo della parte di programmazione, facevo i programmi, c'erano poi... però praticamente bisognava fare un po' tutto. E mio cognato si ostinava a farmi mettere le mani dentro i computer, quindi le schede madri e cose. Siccome io sono una persona che vuole andare sempre quasi sul sicuro, quando mi faceva qualcosa poi davanti ai clienti era un disastro, perché mi ricordo due cose. Una volta stavo in una scuola insieme a lui e mi faceva... ah no, lui non c'era, stava al telefono e mi guidava nel montaggio di una scheda audio, che adesso la faccio a occhi chiusi, ma sudavo così tanto per l'emozione, per paura del famacello, che praticamente mi cascavano le gocce di sudore dentro la scheda madre e vedevi il... usciva fuori il fumo dell'evaporazione della goccia. Invece un'altra cosa che è proprio lo schiccherone, in un posto che tu conosci molto bene, nella vecchia sede però, non in questa qui, hanno avuto la fantastica idea di dare a noi l'assistenza della parte informatica, che poi ahimè... dopo, diciamo, mi è arrivato addosso completamente. E arriviamo, c'era il computer della segreteria che non funzionava, col test, vabbè, era l'alimentatore. Noi ci eravamo portati l'alimentatore, stavamo nella sala conferenze, diciamo, di allora. Mettiamo l'alimentatore dentro. Mio cognato, non mi ricordo, non aveva staccato che c'era il bottone sull'alimentatore, no? Aveva sbagliato, attaccato i fili. Una frappa, è saltato tutto. Un successo. Tutti a dire, ma che è successo? No, niente, boh, non lo so. Intanto portavamo via il computer che fumava dentro l'acqua. Ma sai, ognuno poi queste cose, cioè, c'è qualcuno che veramente a livello di corrente elettrica c'ha una paura della miseria e quindi non gli succederà mai niente.
Io ecco, fin da piccolo ho avuto sempre questa grande passione per la corrente, per queste cose. E ricordo che, adesso che mi ricordi, stavo in terza media, applicazioni tecniche. Facciamo un progetto, un progettino carino con il professore. Era una trappola per topi. Allora, la trappola per topi funzionava che tu avevi una base di 20 cm quadrati che praticamente c'era tutto metallo, no? Sul metallo ci mettiamo il positivo, va bene, una pila da 9 volts, il positivo, e va bene. Poi in mezzo, staccata diciamo da questo, c'era un buchino e praticamente sul legno piantato un chiodo, e praticamente sul chiodo si diramava un po' di filini, e su questi filini e sul chiodo veniva posto il formaggio. Va bene? Quindi quando camminava il sorcio, camminava blim 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 tranquillo, senza problemi, richiamata dal profumo del sorcio, del formaggio. Ovviamente stava con i piedi sul positivo, non succedeva niente, ma quando metteva i dentini, no? sul formaggio andava ancora bene, ma quando incontrava il primo filetto che era collegato al chiodo, streck, praticamente succedeva il casino. Allora io mi sono voluto superare, perché praticamente invece di prendere una pila 9 volte ci ho messo, ho attaccato la 220. No? Morale della favola: il sorcio fritto, certo. La corrente elettrica della scuola tutta giù, il professore che ancora mi sta a fare la caccia, perché questa, diciamo, la visione plastica successo, diciamo. Cioè, però il sorcio l'avevi chiappato, però Il sorcio, sì, veramente, insomma, povero sorcio. Bene, Umberto, allora siamo in chiusura, come al solito ti faccio chiudere a te. Io e Maria Teresa intanto salutiamo. No, va bene, io saluto Paolo e saluto Maria Teresa e presaluto gli ascoltatori. Mi ha fatto particolarmente piacere raccontare questa cosa, perché ancora una volta utilizzo, diciamo, lambisco una mia esperienza per poter comporre così una novella che ha un qualcosa come espressione di personale, ma poi alla fine risponde a una finalità un po' più larga. E io vorrei sempre continuare a parlare del fatto che nella vita una volta c'è la squadra dell'Etra, una volta c'è una cosa, una volta c'è un'altra, però non dobbiamo mai dimenticare di avere sempre qualcosa per la testa, diciamo, nel nostro cuore, nelle nostre mani, e portarla avanti, buttarla al di là di quello che è, diciamo, la famosa steccionata, perché a meno che non ci si scapocolla sulla steccionata, sicuramente riusciremo ad andare di là con grande soddisfazione. Buonanotte a tutti. Ameria Radio ha presentato Novelle Radiose, rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bell'età. Ragazze, d'oggi giorno.